Autoritratto. Capitolo primo. Come sempre, appena il cielo diveniva minaccioso, carico di quel grigio quasi nero che annuncia il tuono, la nonna ci obbligava a rifugiarci nel corridoio. Era un corridoio molto lungo, al centro dell'appartamento. Solo lì si acquietava la sua morbosa paura dei temporali. Una paura che aveva trasmesso a mia madre, a mia sorella e a me. A me invece la penombra del corridoio non dava alcun conforto. I tuoni mi sembravano ancora più terrificanti e mi configuravo i cieli lacerati dai lampi dell'apocalisse. E poi avevo vergogna, vergogna della mia paura. Un giorno, avevo 6 anni, ero un bambino, non mi tenni più. Mi decisi in un attimo, aprii la porta della mia camera e mi ritrovai davanti alla finestra, faccia a faccia col temporale. Tremando per la mia temerarietà, aprii la finestra. Era dunque un temporale quello ed era spaventoso, ma finalmente osavo affrontarlo. Non mi sono mai più lasciato chiudere nel corridoio dei temporali, ormai volevo vedere. Meglio, disegnavo. Uno nei miei quaderni di scuola. Coglievo al volo i lampi non appena apparivano. Dovevo aver terminato di tracciare il loro zigzag sulla pagina prima dello schianto del tuono. Così esorcizzavo la paura del fulmine, niente poteva accadermi se il mio segno era veloce quanto il lampo. Oggi mi chiedo se non avessi più paura del rombo del tuono che del lampo vero e proprio. Questi lampi infantili hanno avuto, ne sono certo, un'influenza sul mio sviluppo artistico, sul mio modo di dipingere. Mi hanno dato il senso della rapidità del tratto, la voglia di cogliere con la matita o con il pennello l'istantaneità. Mi hanno fatto intendere l'importanza della spontaneità. Così ci sono spesso nei miei quadri delle linee zigzaganti e spezzate che corrono e attraversano la tela come accadeva allora sui quaderni dei lampi. Adesso prendete un foglio bianco e provate anche voi. Con strumenti vari, di vario tipo, matite, acquarelli. Facciamo una linea a zigzag, molto veloce. Oppure a spirale. Lasciate il più possibile la mano libera di muoversi, senza dover dare una forma o un significato a quello che verrà fuori. Non dovrà rappresentare nulla, ecco un esempio di quello che può essere definito un disegno astratto. Buon lavoro.